magari è stimolato pure, diciamo, perché quasi quasi certamente. Io a settembre mi comincio a preparare. Esattamente, Pino. Allora, invece quelli che vanno nei resort, nei villaggi turistici, diciamo anche in vacanze organizzate, e si ritrovano poi stimolati a fare diciamo una corsa organizzata lì all'interno. Che tipo di corsa è? Non è come la corsa che vi ho appena accennato, no, io o una, sono le stesse non cose? Non è una corsa agonistica, è più che altro una corsa così amatoriale tra amici, diciamo, nel senso che chi partecipa non è preparato. Magari tra i tanti ci sarà pure qualcuno che fa attività sportiva, certo, normalmente, però tanti partecipano. Io per esempio ho cominciato a correre proprio in uno di questi villaggi turistici tanti anni fa, però perché vedevo che c'era diciamo l'animatore che prendeva un po' di persone e faceva un giretto che era poco più di un chilometro, quindi ma un chilometro, due chilometri, anche senza preparazione, vai piano, li fai. Certo. Però quando cominci a entrare nell'agonismo, che cerchi di ottenere il risultato, e allora lì devi essere allenato, devi essere preparato, non puoi improvvisare, la corsa non si improvvisa. Ecco, però come ha detto Mario, l'animatore prendeva questi turisti e faceva fare un giretto insieme, ma può capitare invece che in alcuni resort, in alcuni villaggi, fanno fare delle gare che alla fine si contemplano come gare competitive, perché mettono un premio, non so, magari un soggiorno a chi riesce a passare, andare sotto certi tempi, a chi arriva primo, c'è questo, c'è questo. E allora lì non è più una gara non competitiva. E allora che succede, Massimiliano? Che molti turisti, molti ospiti di questi villaggi, anche per non fare, magari per far vedere che sono bravi, per non far brutta figura magari con gli amici, con la famiglia, con i figli, con i nipoti, con chi sta lì, fa degli sforzi soprannaturali per quanto gli riguarda, e potrebbero poi avere delle conseguenze, perché primo, potrebbero avere delle botte di calore, perché queste si fanno in estate sotto il sole, quindi già potrebbero avere dei problemi del genere. Possono avere dei problemi magari anche a livello muscolare, anche, sì, infortuni tendini, muscolari. Possono anche avere gravissimi problemi anche a livello cardiaco, perché se tu ti vai oltre i tuoi limiti, sì, allora lì bisogna stare attenti, cari amici che organizzate queste manifestazioni all'interno dei villaggi turistici, cari non animatori, perché queste sono diventano a tutti gli effetti gare competitive. Poi ci sono dei risvolti penali se c'è qualcuno che si sente male. Perché ci sono dei risvolti penali? Perché tu hai messo un premio. Quindi non è più non competitiva, diventa competitiva, e per fare la gara competitiva, noi che lo sappiamo, perché noi organizziamo, con Mario organizziamo queste manifestazioni, Corriamo al Collatino e il Solstizio d'Estate, perché noi diciamo che la partecipazione è riservata soltanto agli atleti regolarmente tesserati con la FIDAL o con enti di promozione sportiva? Perché tutti sono assicurati, innanzitutto per partecipare hanno fatto devono essere idonei all'attività sportiva, esatto, agonistica, quindi devono aver effettuato magari una visita medica sportiva. Poi magari, Massimiliano, tu dirai, ma allora pure la Maratona di Roma fanno la stracittadina, che è una gara competitiva, esatto, sì, bravo. Ma non sono previsti i premi, non ci sono premi, quindi lì c'è competizione, partecipano bambini delle scuole, partecipano genitori, partecipano tutti. Addirittura, se andiamo a vedere i numeri della Maratona di Roma, tanto perché conosciamo la Maratona di Roma, massimo fa 15.000 atleti, è un difficile, cioè 15.000 atleti agonistici, e fa 100.000 presenze della non competitiva. Ma lì, a non competitiva, prima di tutto tu assumi le tue responsabilità, certo, e quindi quando che tu vai a fare l'iscrizione, non è che ti danno un pettorale con il chip che ti controllano il tempo, tu partecipi perché devi partecipare, quindi puoi passeggiare, la chiami passeggiata, la chiami, non è chiamata gara competitiva, infatti loro non la chiamano gara, la chiamano la stracittadina. Sì, comunque è sempre una gara, però così
ognuno fa come si sente meglio. Poi c'è anche quello che corre, che vuole arrivare primo, anche tra i non competitivi. Infatti c'è sempre un primo come c'è un ultimo. Però fateci capire, nella famosa stracittadina, che come dice il Pino non è competitiva perché poi non ci sono premi, sì, però sta all'interno di una competizione, sempre, con una struttura medica, no? C'è sempre una competizione, ecco, una struttura medica, chi corre, certo, Mario, sono d'accordo. Vuole arrivare primo, anche se non è tesserato con la società, no, ma è anche per un motivo personale, insomma. L'abbiamo visto anche noi con la Corriamo al Collatino, quando facevamo correre i ragazzi delle scuole medie, sì, elementari, e c'erano dei ragazzi che partivano sparati, partivano a mille, perché volevano cercare di arrivare primi. Però noi lì non è che davamo premi, noi a tutti i partecipanti davamo un ricordo, una medaglia, a tutti. Quindi non è che arrivi primo ti do la coppa e arrivi ultimo non ti do niente. A tutti indistintamente veniva data la maglietta oppure la medaglia ricordo della Corriamo al Collatino. Ma non diamo premi a chi arriva primo, a chi arriva secondo e a chi arriva terzo, perché sennò diventa competitiva. È inutile che ci nascondiamo, caro Massimiliano, siamo io, te e Mario. Se dobbiamo dire a chi arriva primo si vince un caffè, è diventato competitivo. Sono d'accordo. Ma la cosa che, ripeto, volevo sottolineare anche dalle vostre parole, quindi riassumendo, è il fatto che dentro questi resort, questi villaggi eccetera, poi non c'è neanche la struttura medica se succede qualcosa. Ma nei villaggi credo che un medico ci debba essere, ho capito, però tutti, non è che sta lì a curare, esatto, insomma, si rompe la gamba perché no, oppure chi prende l'infarto, certo, no, possiamo dire lì il problema diventa... Ma lì sta nell'intelligenza della persona capire, certo, se può fare questa, beh, comunque guarda, no, io, ecco, non lo volevo dire, ma sono stato presente anche io in un residence in Calabria, mi sembra, sì, dove era stato organizzato dal dopolavoro dove so io, sì, chiedevano il certificato di idonea costituzione, sì, sì, quello di sana robusta costituzione, non certificato agonistico, eppure lì uno si è sentito male, gli ha preso l'infarto. L'infarto sicuramente si è salvato, perché poi sarò portato all'ospedale. Uh-huh. C'ha avuto, perché può darsi che gli doveva venire, Massimiliano. Sì, detto sì, che sì, indubbiamente. Stavano votando, o stava, c'era, capito? C'è stavano queste carette così di nuoto, di corsa, di calcetto, di pesca sportiva. Ecco, e uno ha preso l'infarto. L'infarto che non è, sicuramente non dipende da quello, però tanto. L'hanno dovuto prendere soccorso e portarlo al primo ospedale. Allora possiamo dire, Mario, che per quelli che ci ascoltano, ci continuassero ad ascoltare, perché quello che poi tu ci dici sull'allenamento, quello che tu spieghi bene qui da questi microfoni, ma anche ricordo sul tuo sito www.mariomeretti.it, aiuta sicuramente anche la singola persona che il pomeriggio si mette le scarpette, si veste e va senza a correre normalmente. Senza improvvisare. Bravo Pino. L'importante è fare le cose gradualmente, semplicemente che chi comincia a correre, infatti proprio recentemente abbiamo messo un altro programma in alternativa a uno che già era presente, ci sono due programmi per chi comincia a correre. E poi una volta che ha raggiunto una certa autonomia di corsa intorno all'ora eccetera, se vuole continuare si prende un programma di allenamento, uno dei tanti che può trovare sul sito mio ma anche su altri siti. L'importante è però seguirlo con una certa continuità se ha intenzione poi di partecipare agonisticamente a queste mille di gare che si fanno tutte le domeniche, si parte dal sabato alla domenica, a volte pure il lunedì. A volte anche il lunedì. Beh, secondo ma di ma... solito si comincia il venerdì con riunioni in pista, non sempre. Senti, ma ormai nelle grandi città, le stracittadine, cioè queste ormai sono all'ordine del giorno, tutte quante le grandi corse delle grandi capitali europee hanno una stracittadina. Le capitali europee si fanno le maratone. Molte maratone, ecco, Barcellona, Parigi. Sì, lo stavo vedendo appunto sul tuo sito che l'hai messo. Sì, questo è
tour operator che fa queste manifestazioni, le pubblicizza. Se vuoi andare per esempio a Madrid, certo, anche come turista con loro, ma anche oltre alle maratone, anche la trasferta che abbiamo fatto a Rimini, sì, prevedeva la gara competitiva di mezza maratona, ma poi c'erano anche delle gare non competitive, delle corse. Una manifestazione non perché competitive. Non devi chiamarla gara, perché se la chiami gara è una cosa competitiva. Sono d'accordo. È inutile nasconderci dietro. Ma si può anche dire parole... gara non competitiva, sempre, perché intanto c'è sempre quello che vuole vincere, no? Che vuole arrivare il primo. Però si assume le sue responsabilità, chiaramente, quando va a correre. Quindi l'organizzatore, insomma, viene esentato da eventuali problemi che possono derivare all'atleta. Va bene ragazzi, allora per oggi abbiamo concluso qui. Io ricordo mercoledì prossimo, ore 12, sempre su RadioRomaFutura.it, la rubrica del podismo. Per chi vuole riascoltare la puntata di oggi lo può fare sul podcast di RadioRomaFutura.it, sulla pagina Facebook di Radio Roma Futura, sul profilo Roma Futura di Facebook, su Twitter @ Radio Roma Futura, ma anche ovviamente sul sito dell'Atletica Collatina, Pino, no? Lo ricordiamo? Sì, atleticacollatina.it, la registrazione può essere sentita. Sì, il podcast si può sentire anche lì. Va bene, io ringrazio Pino D'Egidio. Grazie a voi. E saluto Mario Moretti. Grazie. E vi diamo appuntamento la settimana prossima, di mercoledì, sempre su RadioRomaFutura.it. Oggi pomeriggio riprenderà Sound Good, quindi Tiziana racconterà in Singer Life i Subsonica. Poi ricordo questa sera, insomma, dialogando con Latin America a partire dalle 22:30, però, perché c'è la Champions League e prima ovviamente ci sarà la trasmissione sportiva dedicata appunto che anticipa le partite della Champions. Arrivederci e buona giornata a tutti. Correre a fare un passo e poi un altro, e un po' alla volta prendere coraggio, e non aspettarti il tappeto rosso, ma molte buche e qualche bel sasso. E arriveranno da ogni dove, perché chi va piano mal sopporta chi fa meno del cinture. E certo, potranno anche farci del male e riempirci di botte, ma per noi che andiamo forte, lo sfregio è arrivare alla fine sani, mica la morte. Correre è la voglia che devi avere di stare in piedi, sempre e comunque, che seduti si sta solo al cesso. E lo so che stai bene lì, signorino, comodo e al caldo. Ma alza il culo, perché il mondo va preso di petto, e con lo sguardo fisso e fiero guarderemo sempre avanti. Perché a noi nessuno, fidati, potrà mai fermarci. Perché di schivare gli ostacoli non abbiamo nessuna voglia, li abbattiamo tutti insieme, e un giorno questa sarà storia. Ma solo per voi che avete bisogno di una memoria, non per chi è come me e per la gente che sogna. Perché di ricordarmi chi ero ieri, no, non mi importa. Di sapere chi sono oggi, è una bella domanda. E domani, a domani ci penserò un'altra volta. Per ora ti dico che non voglio né mete né destinazioni. Non è importante sapere quando il viaggio è iniziato, ma sperare solo che non debba mai finire. E a te che ancora non ti fidi, dico che forse, non lo sai, ma sei attaccato a dei fili. E l'unico modo per poterti staccare è fare un bel salto, per scoprire così che sapevi già volare. Hai imparato a farlo metro dopo metro, anno dopo anno, e col cielo a un palmo di naso te ne sei finalmente reso conto che è di correre, che hai bisogno.